Buongiorno e ben ritrovati in una nuova edizione del videogiornale di Lecce News 24, apertura dedicata ovviamente alla notizia di Fabio Perrone che resta tuttora ricercato, il 42enne ergastolano che ieri è evaso dall'ospedale Vito Fazzi di Lecce. Dopo aver sfilato la pistola di servizio di un agente di polizia penitenziaria è riuscito a rubare l'auto di una donna e perdersi tra le vie circostanti. Da ieri è stata attivata una caccia all'uomo da parte delle forze dell'ordine, con tanto di avviso su Facebook ad opera della Polizia di Stato per avvertire i cittadini. Le indagini della Questura di Lecce nel frattempo proseguono incessantemente, smentendo pure un'indiscrezione circa la sua cattura alle prime ore della mattinata odierna. Posti di blocco e ricerche in tutto il Salento proseguiranno ancora finché non si riuscirà a trovarlo. Voltiamo adesso decisamente pagina, mattinata dedicata all'efficienza energetica, quella di questa mattina in piazza Sant'Oronzo a Lecce, dove ANCI ha organizzato un pubblico incontro sul tema. È arrivato anche nel capoluogo salentino, infatti, il laboratorio itinerante per l'efficienza energetica attivato da ANCI insieme al Ministero per l'Ambiente. Nel corso dell'incontro pubblico di stamattina, dal titolo Efficientamento energetico nel patrimonio comunale, sono stati illustrati i risultati emersi fino a questo momento e sono stati diffusi i modelli, gli strumenti, le metodologie poste a supporto della pianificazione per le amministrazioni comunali. Alla presenza anche degli assessori Attilio Monosi e Andrea Guido sono stati affrontati aspetti tecnici, amministrativi e procedurali, il tutto per fornire risposte quanto più veloci possibili ai dubbi in tema di progettualità e su come ottimizzare le risorse disponibili. Proseguiamo con la pagina degli appuntamenti perché è stato inaugurato ieri attraverso un convegno sulla promozione del territorio la 18ª edizione del Novello in Festa, la rassegna dedicata ai vini rossi del Salento organizzata dal Comune e dalla Proloco di Leverano. Novello in Festa è la rassegna internazionale di enogastronomia, cultura, musica e folklore che si costituisce intorno al vino Novello. Il centro storico del Comune Salentino, con epicentro in Piazza Roma, diventa un teatro a cielo aperto di una festa popolare che mette radici nei secoli e si rinnova di anno in anno in un contenitore local. Tanti i concerti che si susseguiranno in Piazza Roma in questi tre giorni e numerosi gli appuntamenti convegnistici che si susseguiranno in un percorso ricco e variegato. Concludiamo con la pagina sportiva perché poco più di 24 ore e i giallorossi del Lecce torneranno in campo sul campo del Catanzaro. Proseguire la striscia di vittorie consecutive e continuare la rincorsa al primo posto in classifica sarà lo scopo nella sfida di domani. Con i carablesi mancherà Papini squalificato e con lui forse Salvi, che ieri ha svolto allenamento differenziato. Per quel che riguarda il modulo da mandare in campo, invece, l'allenatore dovrebbe tornare alla difesa a 3 e un centrocampo a 5. Ad ogni modo l'11 da mandare in campo verrà deciso poco prima dell'inizio, ma i giallorossi dovrebbero schierarsi con un 3-5-2 composto da Perucchini tra i pali, difesa con Freddi, Cosenza e Gilli, Suciu, Lepore, Veccei, De Feudis e Legittima e Mediana, Moscardelli e Curiale a comporre il tandem d'attacco. Allo stadio Ceravolo fischierà Monreale di Roma, calcio d'inizio è alle ore 17:30. Anche per oggi è tutto con il TG di Lecce News 24, vi ricordo notizie e aggiornamenti da Lecce e dal Salento sono disponibili sul nostro sito www.leccenews24.it. Grazie e buon fine settimana.